questo spettacolo. Mi congratulo con loro perché lo fanno in un'occasione bellissima, cioè in prossimità del Santo Natale. La storia di Francesco, che loro hanno interpretato a modo loro, perché Francesco non aveva tanti corteggiamenti come ci fanno vedere gli scavi, ma è per rendere brillante, diciamo, questo spettacolo, perché Francesco era un giovane brillante, un giovane intraprendente, un giovane che gli piaceva di divertirsi. Poi a un certo momento la sua vita cambia. Cosa è successo? Ha incontrato Cristo e l'ha incontrato in un lebbroso. Da quel momento la sua vita cambia completamente e vede Cristo nei poveri e per questo sperpera anche i soldi e la roba di suo padre, taccagno e avaro, che crede che questo figlio sia diventato matto prima si adira contro di lui, poi dopo dice è impazzito perché è impossibile che un giovane così brillante cambi così completamente tutto in una volta, e poi in più gli sperperi il suo denaro. E Francesco, a dispetto del padre, ormai ha scelto Cristo e pianta il padre, addirittura si spoglia dei suoi vestiti e glieli ridà, perché ormai il padre è suo e quello che sta nei cieli, e sposa Madonna Povertà, come l'ha sposata Cristo. Adesso noi per Natale ricordiamo la nascita del Figlio di Dio nella estrema povertà, e così Francesco ha voluto vivere nella povertà con grande allegria. Ecco quindi che anche, diciamo, se ci sono delle interpretazioni un po' farsesche, interpreta però lo spirito di Francesco, che era pieno di gioia e di allegria nell'estrema povertà, anche di fronte al disprezzo che avevano i suoi concittadini. Ecco, allora godiamoci questo spettacolo e ricordiamoci che questa scelta di Francesco è la scelta che dovrebbe fare l'umanità intera, la povertà nell'allegria. E ricordiamo anche, ed è proprio il tempo propizio, come Francesco amava tutte le creature, il cantico delle creature. Tutte le creature venivano da Dio e per questo le amava, per questo le rispettava. Canta all'acqua, canta alla terra, canta agli uccelli, canta tutta la natura. Ecco, e qui c'è l'allegria di vedersi come beneficato dalla creazione che il Signore l'ha fatto d'attorno, che gli ha messo d'attorno. Ora approfitto dell'occasione per augurare a tutti un buon divertimento, uno spettacolo, ma anche un buon Natale al nome di San Francesco.